c'è il MES. Cioè il MES sanitario significa spendere oggi 37 miliardi per la sanità. Sono a debito, certo, a condizioni di debito straordinariamente più vantaggiose di quelle che abbiamo per il tasso corrente, ma è un investimento che o fai ora o rincorri domani. Io avrei detto a Meloni, sei luna di miele, raccontaci che paese vuoi, raccontaci che idea hai e esci dalla dinamica in cui la sanità è premiare i medici Novax. E questa è la cosa che io giudico sconvolgente di sto governo qua. E quindi faremo opposizione su questi temi, mentre gli altri vanno con la bandierina del reddito di cittadinanza in piazza, noi racconteremo di questo sulla sanità. Il costo della vita, come mettere più soldi in busta paga. E su questi temi il 2023 non sarà semplicissimo per la Presidente del Consiglio. Però, perché mette soltanto 600 milioni in più.